Fratelli rossoneri, amici rivali di YouTube, buongiorno, 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 buongiorno. Dai che è venerdì, dai che è venerdì, su ragazzi, dai che è venerdì, la 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 la
dai che è venerdì. Un venerdì come al solito soleggiato, un caldo della Madonna, ragazzi, c'è un'afa che è una roba incredibile qua a Verona. Ma immagino Milano, la sera si sta bene, c'è freschino, ma di giorno è una roba incredibile. Allora, ragazzi, non sto tanto bene ultimamente, ho preso sta influenza qua del cavolo, che mi ha messo un po' di fiacchezza anche le ossa, per questo mi vedete un po' mollo, la malesania, un po' mollo il rasta, un po' mollo. Adesso mi sta passando, ma stamattina ho trovato cazzo qui dal letto, cazzo. Perché dai che è venerdì, dai che stiamo a letto, volevo cantare. Comunque, allora ragazzuoli miei, tre argomenti di oggi. Il primo argomento, sul mercato abbiamo visto una cosa che ha funzionato in questi ultimi praticamente 2 anni, la strategia che ha usato la società con i prestiti, con i diritti, queste cose qua, essendoci pochi soldi, abbiamo visto che ha funzionato con tanti giocatori. Molti mi chiedete in live, ma perché non facciamo grossi colpi, adesso c'è la Champions, ragazzi, noi stiamo andando ancora a limare le cagate che hanno fatto quelli in passato. Quelli in passato hanno fatto tante stronzate, ma tante. E adesso Maldini e la nuova proprietà, comunque adesso abbiamo dimezzato tutto il debito che avevamo, l'anno prossimo dovremmo essere comunque pari. La società ha fatto un grandissimo lavoro, ci hanno lasciato con una fraccata di debiti che è già tanto che siamo ancora in piedi. Adesso siamo anche tornati in Champions, è vero che mi dite, ma perché, ragazzi, sono sicuro che ci farà venire veramente la colina, arriverà. Però vedete come stiamo visionando. E arriviamo al secondo argomento. Stiamo visionando tanti giocatori, soprattutto dalla Francia. Abbiamo preso il portiere del campionato francese e adesso c'è questo interessamento. Ho visto il video di Pellegrini stamattina per Camara. Camara è un giocatore di 21 anni del Marsiglia. Se dovevo vedere nelle live, sembra molto forte. Il Marsiglia chiede dai 22-25 milioni. Non penso che il Milan abbia intenzione di dare quei soldi lì per un giocatore che comunque sia farebbe la riserva da noi. Perché Benassere che sì, è la nostra coppia funzionale di centrocampisti che titolari. Sicuramente si partirà una trattativa. Pellegatti l'ho visto molto esaltato per questo giocatore. Io non so neanche dirvelo che lo conosco poco o niente, anzi facciamo più niente che poco. Sono andato giusto a vedere per curiosità, per vedere... Per vedere un pochettino cosa si trattava. E niente, quindi siamo arrivati a un dunque, quello che prenderemo comunque un centrocampista, arriverà, ragazzi, oltre che al reintegro di Pobega, arriverà sicuramente un centrocampista. E niente, quindi Teniamo comunque sia il morale comunque alto per questo calciomercato, perché c'è gente che la vedo già troppo pessimista. Rasta, come senza Ibra siamo finiti. Senza Ibra già stiamo andando a puntare un grande nome come Giroud, che a me non mi fa impazzire, ma perché l'abbiamo visto poco in 2 anni. Ragazzi, Giroud ha fatto quasi 500 gol in carriera, se ne ha fatti comunque un motivo ci sarà. Quindi vediamo un attimino di stare tranquilli, che la società sa cosa deve fare. Andiamo a fare una Coppa Campione, quindi di certo si andrà a rinforzare. Ok, questo quindi nome per il centrocampo nuovo, questo Camara. Io sono sicuro che andiamo a prendere un nome che ne si parlerà poco o niente, e poi comunque ci faranno trovare la sorpresa. Quindi per cui vediamo un po' il da farsi. Detto questo, poi cos'altro volevo dire? Ecco, molti poi altre domande mi avete chiesto, un'altra domanda, ma non è che con Tonali, se non lo riscattiamo, facciamo la stessa fine di Locatelli? Io sono sicuro che la società sta cercando di risparmiare qualcosa con Tonali, ma comunque non è stupida di aver buttato via i soldi del prestito. Locatelli, quando è andato via, ragazzi, c'è da dire una cosa, che io anche per primo ho detto bene, lì che ci siamo tolti un bidone e abbiamo fatto un affare.
E invece abbiamo visto soprattutto il gran cazzo di gol che ha fatto l'ultima partita. Questo lancio a smarcare i compagni. Questo lancio a smarcare i compagni. Con questo inserimento, poi il secondo gol, con questo gran cazzo gol di sinistro che ha fatto, che lui è destro, ha fatto vedere che comunque sia il ragazzo è migliorato tanto. E il ragazzo comunque sia... secondo me Locatelli comunque non era così forte quando era da noi. Si è migliorato tanto nel Sassuolo a furia di giocare, a furia di fare prestazioni. Quindi ragazzi... cos'altro volevo dire? Niente. Con Tonali adesso vediamo cosa succederà. È tutta una cosa strategica comunque per far abbassare comunque i costi. Ma Sandro Tonali sono sicuro che rimarrà con noi. Sperando naturalmente che offra una prestazione migliore rispetto a quelle che ha fatto quest'anno, perché è stato l'unico al di sotto delle aspettative. Però secondo me è stata anche una cosa psicologica. Se arrivi nel Milan e tutto è pagato così tanto, il ragazzo secondo me ne ha risentito di questa cosa qua. Un bravissimo ragazzo, poi uno che comunque corre sempre, sputa sempre il sangue, ha soltanto che da migliorare. Bene ragazzi, programma di oggi, facciamo la vettina dopo su YouTube, solito orario quando finisce lo schifo Mediaset, e dopo vediamo un attimino cosa fare per il canale Viola. Ragazzi, un grosso bacio, un grosso abbraccio, ciao a tutti, a dopo.